Se ce l'ho fatta, siamo arrivati all'ultimo video di questa serie, ma non perché la serie non mi piace, perché è il 12° video che registro stamattina e mi ero rotto le scatole, non ce l'ho più, la mia voce sta chiedendo pietà, pietà Pablo, pietà, state zitto, ti faccio più a parlare. E quindi siamo giunti all'ultimo episodio, la flop 5, se c'è la flop 5 attaccanti nel girone di andata della Serie A. Mamma mia, sono contento che questa serie vi sia piaciuta. Invece non lo so perché ho tutto preregistrato. Però insomma spero vi sia piaciuta. A me sì, mi piace troppo fare queste cose, soprattutto scambiare opinioni con voi. Allora ragazzi, non prendiamoci in chiacchiere e chiudiamo questa serie con le flop 5. Con gli flop, capito proprio? Vabbè, allora, al quinto posto Marco Sau del Cagliari. Davvero, mi sta un po' deludendo Sau perché, non so, con Zeman non mi piaceva una cifra. Anche l'anno dopo ha fatto bene, e mo sono 2 anni che segna un po' pochino. È vero, Sau non è mai stato un goleador, però quest'anno è proprio zero. Infatti ogni tanto sta pure spesso in panchina, irriconoscibile Sau rispetto agli anni passati. Eppure a me piaceva, vabbè. Al quarto posto, non per causa sua, però purtroppo non inserisco, c'è il Gallo Belotti. Belotti che sta avendo una stagione travagliata da infortuni. Purtroppo ha perso un po' la via del gol a causa di questo e al momento è da considerare un flop. Però ovviamente quando ritornerà adesso da questo infortunio qua, quindi nella stagione, nella parte di ritorno della stagione, nella parte di ritorno, sicuramente spero per lui che Belotti possa fare sfracelli. Al terzo posto c'è Marco Borriello, passato alla SPAL quest'estate. L'anno scorso è stato fondamentale per il Cagliari, quest'anno non si sta ripetendo, forse zero ha fatto, era tipo un gol per Puzza, ma non vorrei di errato. Però davvero Borriello quest'anno è una noia mortale, non fa niente, non riesce a segnare, ahimè, e quindi non riesce a trascinare la SPAL. Magari in questa parte finale del campionato riuscirà a sbloccarsi, e me lo auguro per lui, perché lui ha sempre segnato nelle squadre piccole, è sempre stato il bomber, e quest'anno non riesce ad esserlo. Al secondo posto c'è André Silva. In Europa League André Silva segna tantissimo, ma in campionato non si riesce a sbloccare, non riesce a sbloccarsi proprio. Quindi è da considerare un flop, dato che tutti dicono è Ronaldo del Milan, è il nuovo Ronaldo perché è portoghese, perché Ronaldo l'ha detto. Ma se tu fossi il nuovo Ronaldo, figlio mio, sbloccate, perché sei anche stato pagato. Al flop, quindi il primo posto, se lo prende un altro attaccante del Milan, Kalinic. Kalinic quest'anno, io lo dico sempre, ovviamente flop, perché anche è abbastanza scontato dire questo termine, è irriconoscibile. I flop di quest'anno sono tutti irriconoscibili rispetto all'anno scorso, perché Kalinic con la Fiorentina era il bomber, segnava tantissimo, era arrivato per essere il numero 9 del Milan, ha fatto davvero davvero male. Poi magari farà pure 15 gol, perché mo si sblocca. Però al momento, il girone di andata, lui è stato il flop dei flop. Non riesce ad essere la punta di diamante del Milan, ma ci deve pensare un certo Patrick Cutrone, per dire. Quindi ragazzi, questa serie e questo video può finire qui. Lasciate un like, un commento, iscrivetevi. Io veramente vado a bere un goccio d'acqua e a pranzare. Niente, da Fabio Giorno è tutto. Adios.